Giorgia Palmas e Filippo Magnini ospiti a Verissimo dopo una lunga pausa dovuta alle feste natalizie, oggi pomeriggio. Subito dopo Amici di Maria De Filippi, va in onda la prima puntata del 2020 di Verissimo. Contenitore televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Tuffanini, telespettatori avranno la possibilità di vedere una doppia intervista ad una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando dell'ex velina di Striscia la Notizia, Giorgia Palmas e il nuotatore Filippo Magnini. Quest'ultimi hanno fatto un bel annuncio davanti alle telecamere del programma del sabato pomeriggio più seguito in TV. Continua dopo la foto, Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo, l'ex velina di Striscia la Notizia e l'ex nuotatore. Si sposano a fine marzo. Intervistati a Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini ha rivelato che convoleranno a nozze a fine marzo 2020. Ex velina alla padrona di casa Silvia Tuffanin racconterà della proposta di matrimonio che lo sportivo le ha fatto la notte di Natale. Soubrette sarda ha detto che entrambi erano in pigiama e seduti comodamente sul divano guardando la televisione. Tratto ha portato lei, i figli e i genitori fuori. Le ha fatto chiudere gli occhi e con l'auto li ha portati nella loro futura casa. Aprendolo si è emozionata moltissimo, ma era convinta che si trattasse di un regalo di Natale. Proposta di matrimonio nella notte di Natale. Durante la lunga intervista a Verissimo, Filippo Magnini ha detto di aver organizzato quella sorpresa nei minimi dettagli. Ha arredato il salone della loro casa in tema natalizio, mentre nell'albero ha appeso le foto di famiglia. Quindi si è armato di coraggio, si è inginocchiato chiedendole di sposarlo. Emozionata al massimo, Giorgia Palmas gli ha detto subito sì. Snotate a Silvia Tuffanin, ha detto che è uno dei momenti più belli della sua vita. Ricordiamo che l'ex velina di Striscia la Notizia ha una figlia, Sofia, avuta da una precedente relazione sentimentale con l'ex calciatore Davide Bombardini.